Ciao a tutti ragazzi, qui Viglio e bentornati su Pokémon Next con un po' di barba in meno perché ogni tanto sbarbarsi fa bene, ma non è questo l'importante perché oggi siamo qui per vedere insieme le anticipazioni dei prossimi episodi di Orizzonti Pokémon. E si parla di ben 5 episodi perché andremo a vedere insieme dalla puntata numero 6 alla puntata numero 10 e le cose si fanno piuttosto interessanti. Ma prima è importantissimo come sempre ricordatevi di mettere un mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e molti di voi non l'hanno fatto, ma soprattutto di attivare anche la campanella delle notifiche per essere sempre avvisati quando uscirà un nostro nuovo video. Grazie di cuore ovviamente a tutti coloro che lo faranno. E se volete vi lascio qui sotto nei commenti anche il link al mio profilo Instagram personale se vi va di seguirmi. Ma adesso addentriamoci nel mondo di Orizzonti Pokémon. Il 12 maggio, quindi tra pochissimi giorni, e che troverete ovviamente il video qui sul nostro canale, andrà in onda la puntata numero 6 chiamata La Pokéball Antica. Avrà Rayquaza oppure Rayquaza sarà colpito dal suo potere? Lo farà terracristallizzare? Chissà. Intanto mancano veramente poche ore finalmente per scoprirlo. L'episodio numero 7, che andrà in onda il 19 maggio, è chiamato Allenamento Capitan Pikachu, dove i nostri ragazzi assieme ai loro Fuecoco e Sprigatito terranno un allenamento speciale proprio grazie a Capitan Pikachu che, vedendo comunque come sono piuttosto deboli i Pokémon dei due allenatori, inizierà appunto a fare questo allenamento particolare e mirato a rafforzarli, e pare che Lico durante questo allenamento realizzerà qualcosa, ma ancora non c'è dato saperlo. Che inizi magari la sua passione per le lotte Pokémon? Chissà. L'episodio numero 8, che andrà invece in onda il 26 maggio, è chiamato Il segreto della porta che non può essere aperta. Mentre la ciurma si dividerà per andare a comprare un po' di cibo che manca appunto sulla nave, Lico continuerà a restare sull'aeronave per fare da guardia e ad un certo punto deciderà di dare un'occhiata a quello che Roy ha definito un grosso segreto. E secondo me questa sarà la puntata, siccome si parla di porta che non può essere aperta, in cui scopriremo chi è effettivamente Landon, ovvero il vecchietto della nave, e di cosa si occupa, anche se più o meno se seguite l'internet un po' avete capito. E adesso arriviamo ai due episodi secondo me più interessanti di tutta questa serie, perché finalmente si va a Paldea. E infatti l'episodio numero 9, che andrà in onda il 2 giugno, è chiamato Arrivo a Paldea, dove la ciurma arriverà appunto nella regione di Paldea e faremo la conoscenza di Alex, il papà di Lico, per buona pace di tutti coloro che continuavano a sperare in Ash per qualsiasi motivo che ancora oggi non comprendo. Ma a quanto pare Alex è un padre piuttosto protettivo e vorrà che sua figlia Lico rimanga per sempre lì a Paldea piuttosto che tornare nella regione di Kanto, comunque in giro per il mondo assieme ai Locomonauti. Sarà la fine della sua avventura? Ovviamente no, ma questo ovviamente la descrizione dell'episodio che ci hanno dato non può dirlo, ma va bene. E nella puntata numero 10, che continuerà ad essere ambientata nella regione di Paldea, che andrà in onda il 9 giugno, chiamata Nemi e Brassius, Roy e Lico faranno appunto la conoscenza di Nemi e di Brassius. Si recheranno prima nella palestra di Brassius, che a quanto pare sarà chiusa, e poi dopo faranno la conoscenza dell'allenatrice direttamente dai videogiochi di Pokémon Scarlatto e Violetto. Dunque finalmente arriveremo verso queste ultime puntate di cui abbiamo parlato oggi, verso la regione di Paldea, e scopriremo di più sulla famiglia di Lico, anche se non si accenna ancora alla mamma, che al momento è il personaggio che più mi interessa, siccome ha assoldato i Locomonauti eccetera eccetera, insomma tutta la storia che stiamo vivendo in questi episodi di Orizzonti Pokémon. Ma intanto voi cosa ne pensate? Siete interessati oppure no? Vi aspetto qui sotto nei commenti. Qui dal vostro video per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!